Buongiorno a tutti, sono Carlotta del Social Media Team, sono qui con Maurizio Ferri del CDO Agroalimentare che ci spiega un po' che cosa fanno. Noi siamo un gruppo di imprenditori dell'agroalimentare che attraverso la CDO ci troviamo una volta al mese, parliamo delle nostre aziende, delle nostre esperienze e siamo attenti un po' al settore agroalimentare a 360 gradi. Ogni anno facciamo un forum, in questo forum vengono molte persone di diverse esperienze e quindi parliamo delle nostre storie e delle storie di altri. Come esempio la grande distribuzione, i consumi e quanto riguarda tutto a 360 gradi il nostro settore. Io in questo meeting sono una delle 5 storie presentate nel nostro stand, che sono storie di aziende che nell'arco della loro attività sono arrivati a un punto che hanno avuto la necessità di potare, quindi di tagliare, di ripartire attraverso la crisi, quindi abbiamo cercato di rimetterci in discussione e abbiamo cercato di salvare le aziende in questo momento difficile. Ci può fare qualche nome di questi esempi che voi avete portato qui al meeting? Sono 5 storie. Una riguarda un allevatore di bovini che praticamente ha sempre la voglia di mettersi in gioco e quindi non riesce a capire da dove viene l'origine di questa voglia di crederci. Attraverso una sua disavventura familiare ha dovuto rimettersi in gioco e quindi crescere. Poi c'è la storia di un imprenditore edile che è andato in difficoltà e attraverso questa difficoltà è rinato a fare l'operatore agricolo, lavorando in una stalla. Questa cosa qui ha rimesso in fili i valori della sua vita. Poi c'è la mia storia, che io sono un imprenditore, lavoro nell'agroalimentare, faccio mangimi e allevo suini, dove nel 2012 ho avuto un serio problema e quindi ho rischiato di fallire e attraverso la rimessa in fila dei valori siamo riusciti a tenere attive le nostre attività e ancora oggi nella difficoltà riusciamo attraverso la potatura a gestire il germoglio della nascita della nuova situazione. Poi c'è un imprenditore al quale hanno bruciato il capannone, che anche questo è riuscito attraverso i suoi dipendenti, che gli hanno detto che l'azienda era anche loro, è riuscito a tenere attiva l'azienda e quindi ancora oggi fa un fatturato discreto ed è riuscito a rimanere sulla sua posizione. La quinta storia è la storia di una persona che sognava di lavorare in provincia e in realtà si trova a gestire un'azienda multifunzionale agricola che aiuta bambini handicappati per le scuole e per tante situazioni di questo genere. Se vogliamo venirvi a visitare, dove vi troviamo? Padiglione A1, qua al meeting. Grazie mille e alla prossima.